Duke, first of all, I would like to s uh, express my uh, apologies to my English speaking friends because I've been asked to speak in uh, Italian, but I tried to make a sort of a balance. So my, my slides will be in English and they will be very synthetic, and so you can understand at least the concepts, uh, unfortunately, not the language. Uh, how do I do this? Amanda, can you give me instructions? I'm sure I, I would take me about 10 minutes. Scusate, io ho parlato in inglese per avvertire i miei eh, colleghi internazionali che parlerò in italiano, ma le sintesi, le, le slide le ho fatte. Eh, ah, eccoci qua, grazie. Le ho fatte in inglese. Dunque. Un insieme di soggetti privati o pubblici o sociali, oppure privati e pubblici e sociali, legati da comuni interessi di valorizzazione economica, politica, sociale e o culturale di un territorio, può efficacemente sviluppare in relazione, come diceva prima Amanda, sia al proprio interno, sia con altri sistemi analoghi riferiti a territori diversi per raggiungere obiettivi legati a questi comuni interessi. Lo può fare solo se tiene bene in conto, però, come peraltro anche Amanda ha detto prima, che le diverse infrastrutture relazionali e comunicative di ciascun territorio sono rappresentate dai sempre differenziati sistemi legali istituzionali, economici, politici, socioculturali. Di cittadinanza attiva e ovviamente dei media, cioè ogni territorio ha non solo nell'area euro-mediterranea, ma anche all'interno dell'area italiana ha diverse infrastrutture relazionali e comunicative e che quindi vanno tenute in conto se si vuole sviluppare sistemi di relazioni efficaci. <coughs> La genericità e anche l'apparente ovvietà e banalità di questa affermazione iniziale si basa tuttavia su studi recenti, concettualizzazioni ed esperienze che ci consentono di attribuire una parte considerevole, più del 50%, del valore di quel sistema locale alla qualità delle relazioni che si sviluppano fra i soggetti di quel sistema, fra i diversi sistemi che vanno ad aggregarsi e ad interagire fra di loro. Infine, ciascun sistema locale si configura come un network, come una rete che a sua volta interagisce con altri network al fine di perseguire obiettivi comuni. Questi non si legge niente naturalmente, eh, ma è voluto. <ride> è sono, sono, eh, il concetto di value network che proviene prevalentemente dalla scuola di management svedese o comunque scandinava anche in applicazione al recente ritorno di fiamma eh, della network analysis ricordate negli anni 80, alla fine degli anni 80 e 90 c'è stato un grande sviluppo dell'analisi dei network che adesso è rientrata prepotentemente naturalmente dovuta alla rete, evidentemente il digitale ha Accelerato la ripresa del discorso sui network di relazione. Questa nuova forma di network analysis presuppone non solo la mappatura dei soggetti, e quella è scontata, che partecipano a un sistema di relazione, ma anche una valutazione dell'influenza e del potere di ognuno in base a variabili quali la vicinanza di un soggetto rispetto ad altri soggetti. Quali l'intensità della mediazione che ciascun soggetto esercita rispetto agli altri soggetti e via, così a seconda poi delle specificità territoriali che si vogliono, eh, che si vogliono eh, analizzare. A questo va aggiunto anche un'analisi delle relazioni che intercorrono fra i singoli soggetti del network e le dinamiche delle diverse questioni o issues di cui quel network si è occupa. Importante questo concetto perché sennò sembra molto astratto il discorso della network analysis. Il network analysis è io analizzo le relazioni che esistono fra i soggetti del network. Analizzo le relazioni che esistono fra, i soggetti, fra quel network e gli altri network. Ma questi network di che cosa si occupano? Non si occupano solo di analisi, o non si occupano solo di relazioni, ma fanno cose, cioè si occupano di sviluppo territoriale, sociale, culturale, politico, eccetera, eccetera. E quindi c'è bisogno del rapporto con le, con le singole issue di cui ci, ci si occupa. Se faccio un sistema locale che si occupa di turismo, evidentemente. La materia è quella, se si occupa di rapporti interuniversitari a livello euro-mediterraneo il tema è quello, evidentemente le issues scontano molto. Quindi relazioni fra i soggetti, relazioni fra i diversi sistemi e relazioni fra i soggetti, i sistemi e le issues. I promotori di sistemi locali, al fine di rendere conto a se stessi e ai propri stakeholder dell'efficacia dei sistemi che hanno sviluppato, e questo è un dovere per tutti evidentemente, sia che siano soldi prevalentemente pubblici, a maggior ragione, ma anche se sono soldi prevalentemente privati, perché la rendicontazione è comunque un fatto scontato, non possono però, oltre a occuparsi di rendicontare sugli obiettivi materiali, quelli che indicavo adesso, ma non possono più esimersi oggi dal rendicontare anche le dinamiche relazionali, sia fra i singoli componenti di quel sistema, eccetera, eccetera, e fra i singoli sistemi e le issue. Questa questione della rendicontazione nei sistemi di relazione è un obbligo ormai, tra l'altro per legge, in alcuni paesi, per esempio in Sudafrica dal 1 gennaio del 2011 le imprese quotate in borsa naturalmente non è il sistema locale però la tendenza in quella direzione sono obbligate a rendicontare integralmente anche i loro sistemi di relazione sul valore dei loro sistemi di relazione naturalmente è un processo lungo non è un processo di domani mattina però soprattutto vedo che ci sono molti giovani in questa sala e, e anche comunque molto più giovani di me comunque anche un po' più anziani e, e penso che sia importante attrezzarsi ad aspettarci e, e attrezzarci su questo fronte. Come si fa però a fare tutto questo? Perché una delle cose dice sì, abbastanza logico, abbastanza razionale, capisco quello che vuoi dire, ma come si fa? Allora, innanzitutto si deve poter valutare la qualità di una relazione, gli studiosi che si occupano di queste cose condividono che è possibile valutare la qualità di una relazione investigando i diversi livelli di percezione delle singole relazioni fra i componenti del network. Mettiamo che ci sia a Catania un network locale di 12 soggetti, le relazioni che intercorrono non uno con l'altro, ma uno con gli altri undici, evidentemente possono essere eh, valutati investigando i diversi livelli di percezione, dicevo, delle singole relazioni con i comp dei componenti in base a quattro indicatori primari, la cui natura è ovviamente soft e ovviamente immateriale, e sono la fiducia nella relazione, l'impegno nella relazione, la soddisfazione nella relazione e l'equilibrio di potere nella relazione. Questo è importante perché, se poi incrociate i dati l'uno con gli altri 11, trovate, riuscite a costruire una mappa delle relazioni che intercorrono all'interno del singolo network. Da un punto di vista operativo, si possono applicare diversi metodi, ovviamente tenendo conto delle specificità socioculturali e socioeconomiche del territorio. Ma tutti questi sistemi si focalizzano sul chiedere ai diversi soggetti del sistema. Potete usare la scala da 1 a 10, da 0 a 100, poco, molto, tantissimo, abbastanza, insomma, tutte le scale che si utilizzano normalmente quando si fanno questo tipo di analisi.